Tesoro, vogliamo bere qualcosa? Che dici? Una bella gassosa e due cannucci? Mimmuccio, non spendere soldi, non ci siamo sposati. Fai una cosa, un po' che raccura fontana e un po' che ghiacci. Oh, Mimmu, papà è sempre più ostinato. Ha detto che se tu non vieni a parlare in casa, troppa, 20 anni che facciamo amore, ha detto che non mi fa uscire più. Lo so, tesoro, tu hai ragione, anche tuo padre ha ragione, ma tengo ragione pure io, però. Tu lo sai, sono disoccupato, non tengo una lira, non è che ce l'avrei, terra camminata, vengo a casa tua, ma curi che sto padrone tuo, che non posso mangiare, anzi che non posso proprio agliottare, capito? Che gli dico? Mimmo, ma non ti preoccupare, o sai come funzionano queste cose? Tu vieni, ti presenta, papà è contento e tu dici, ho sapito, 4 e 4 fa notte, datemi un po' di tempo che accocci una cusarella esordo, 4 e 4 fa notte e ci sposiamo, hai capito, Mimmo? E va bene, che ti devo dire? Se proprio dobbiamo fare 4 e 4 fanotti, la figlia vostra voglio bene, un bravo guaglione, intenzioni serie, 4 e 4 e 4, 4 fa notte. me la voglio sposare, va bene. Papà, vi vorrei presentare il mio fidanzatino, Mimmuccio. È permesso? Prego, prego. Si può? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie, grazie. Don Peppino, questo è per voi. E che c'è fa? Vabbè, allora le do a vostra figlia. Grazie. Finalmente, dopo 20 anni, abbiamo il piacere di conoscere il fidanzato di mia figlia. Sì, don Peppino, 4 e 4 fa notte. Io, figlia vostra, la voglio bene, me la vorrei sposare, sempre col vostro consenso. Solo che c'è un piccolissimo problema. No, sì, 4 e 4 fa notte, sì, ho capito. Io sono attualmente, sono 30 anni che sono disoccupato. Perché io tengo 52 anni, sono 30 anni che non trovo lavoro, però un politico amico mio mi ha detto che fra 7-8 anni mi farà prendere un bel posto di lavoro. E 4 e 4 fanno, io appena piglio un lavoro, logicamente, oddio, non è che uno abbuffa, sempre che dati 5, 6, 7 anni, uno, una cosa di solito sta da stipato, si scusa, e verso i 64, 65 anni, se un pataterno può favorire, io convolerò a giuste nozze. Ah, a questo punto sta acceso. E sapete che vi dico con la stessa franchezza che 8 e 8 fanno 16 e la figlia mia non va a ronda. Oh, se proprio volete così, io vi dico che 16 e 16, 32, gli ha dato fanculo tutti e due, eh?